Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 81. Siamo in attesa di un'irruzione di mia figlia. Ormai più o meno ho capito tutto. Teo, ma che ore sono? Le 2:45 di notte. A che ora arriverà? Credo alle 3. Perché secondo te arriverebbe alle 3? L'ora del diavolo. Ho capito tutto, Est. Cioè? Gli omicidi sono collegati. È tipo una maledizione questa. Finché non la spezziamo, la maledizione vive. Vedi, tutto ebbe inizio con la prima famiglia sterminata fino all'ultima. Anzi, specifichiamo, penultima. Gli ultimi siamo noi, se non ci diamo una mossa. Da quanto ho capito, i bambini che scompaiono vengono impossessati da questo capo di merda. In pratica loro uccidono la famiglia perché glielo dicesse di farlo. E poi li uccide i bambini e li porta con sé. E logicamente con la famiglia che arriverà poi, cioè noi, siccome abitiamo in una casa dove è avvenuto l'ultimo omicidio, fanno lo stesso con Sara, la impossessano e poi gli ordinano di ucciderci. Madonna, Teo, ho paura. Anch'io. Però non possiamo stare così e aspettare che ci venga ad uccidere. Mi è venuta un'idea. Prendi due parrucche, una con dei capelli lunghi e una con dei capelli corti. E le mettiamo più o meno sotto le coperte. E mettiamo dei cuscini per far volume. E un qualcosa di duro per far sembrare realistico che siamo noi. E noi ci nascondiamo nell'armadio e intanto registriamo. Ci stai? Ovvio, dai, iniziamo. Preparammo tutto e ci nascondemmo dentro l'armadio. Ora ci tocca aspettare. 3, 3 e un quarto, 3 e mezza, 3:33. La porta si aprì lentamente. C'era Sara con il machete in mano e la videocamera nell'altra. La posizionò ai piedi del letto in modo che nel video apparivamo io e Est che dormivamo. Sara si sedette in mezzo a noi e iniziò a far fuggire qualcosa di incomprensibile dalla nostra posizione. E poi iniziò a piangere e poi a ridere. Prese dalla tasca una lametta e si fece due tagli, uno sul braccio sinistro e uno sul braccio destro. E mise il sangue del braccio sinistro sul corpo che aveva accanto a lei, cioè quello della sua sinistra. E fece lo stesso con l'altro. Poi si girò in modo da dare le spalle alla videocamera. E